Buonasera e bentornati sul mio canale! Allora, avete super aspettato questo video, lo so, ma credetemi, ne sarà valsa la pena perché ho ordinato da qualunque anche dei prodotti che mi mancavano sui verdi, perché sì, per me il verde è diventato un'ossessione. Io adoro il trucco verde, è il vibe del mio momento, proprio il mio momento, più il vibe del mio momento, posso dirlo un'altra volta magari? Adoro il verde. Quindi partiamo subito. Vi ho trovato palette, ombretti singoli, eyeliner, mascara, matite occhi di tutte le sfumature di verde, in particolar modo le mie preferite. E vi dirò anche qualcosa che invece è famoso, ma non vi consiglio. Partiamo subito, partiamo da una novità che è una bomba. E sto parlando della nuova palette di Dose of Color che si chiama Cutting Edge. È una palette stratosferica. Io oggi, ad esempio, di questa palette ho utilizzato questo bellissimo punto di verde nella piega, insieme a questo e a questo al centro, sopra un ombretto in crema di Natasha Denona. Le palette, ragazzi, matte di Dose of Color sono pigmento puro, di velluto, super scriventi, super super top. È una palette bellissima, ve la stra consiglio. Come vi straconsiglio l'altra palette che ho utilizzato per il trucco di oggi, alcuni colori ovviamente, aspettate che prendo la sfogliatina, ok? Che è una bomba. Si chiama Ace Bouté e la palette è la Oceanic. Siete pronti? Sbam! Il paradiso dei verdi e dei blu. Allora, io oggi ho utilizzato 1, 2, 3, 4, 5, perché ho fatto un po' di mix, però è fantastica. Allora, guardate i matte come sono super scriventi, anche gli shimmer, questo verde oliva che è il mio punto di verde preferito, è qualcosa di stupendo. Guardate anche tipo questo ottanio. Ed è una palette che tra l'altro non costa 50 euro, mi sembra sia sui 30, l'ho pagata sui 30 circa. Comunque bomba, bellissima, bellissima. Vediamo, ve li metto qui e poi qui. Dove ho i colori? Cioè, parliamo veramente di palette molto molto scriventi, molto burrose, molto belle. Sono veramente due palette, credo, tra le mie preferite se parliamo di verdi. Poi, una menzione d'onore va a una palette che adoro, che è la Mini Gold di Natasha Denona. Partiamo dal presupposto che per quanto mi riguarda le Natasha Denona grandi sono migliori. Però la Mini Gold secondo me si difende molto bene e ha dei punti colore molto interessanti. C'è questo verde oliva che è stupendo, matte. C'è questo colore che è tipo un oro verde, molto bello anche lui. C'è questo colore che è un ibrido, cioè non so definirlo, è tipo un verde con del taupe. Insomma, questa secondo me è da tenere d'occhio. È la mia palette preferita? No, ma questi colori che sono super particolari ed è più verde della Gold grande, che non è una palette di verdi. Molto carini. Cosa ho fatto qua? Molto carini. Poi, volevo mostrarvi un classico. Vi ho sempre detto che è una delle mie palette preferite di sempre e ve lo confermo. Metropolis di Natasha Denona. Questa palette per me è da avere. Mollate tutte le altre piuttosto, ma questa per me è un must have. E qui ci sono dei verdi, cioè tipo questo è da svenire, questo è da svenire, questo. Questa palette è stupenda da tutti i punti di vista. Non mi soffermo perché ve ne ho parlato fino al disgusto, guardate quanto l'ho usata. Continuo a usarla e rimane forse la mia palette preferita di sempre, quindi top. Poi una palette che a discapito del nome non è secondo me super verde, ma merita, è la Huda Beauty Emerald Obsession. È quella dalla quale io ho usato oggi il punto luce, che è questo, all'angolo interno. Allora, come vedete, è un po', diciamo che c'è una buona rappresentazione di tutti i verdi, ma in modo particolare questo verde oliva scuro, questo verde fango. E il punto luce sono secondo me i tre colori che fanno questa palette. Il punto luce è qualcosa di, ve lo faccio vedere swatchato perché è di una bellezza, guardate qua, è tipo un verde salvia chiarissimo che sembra brillantini, proprio bello anche questo. Questa palette in modo particolare mi piacciono questi tre colori perché sono tanto particolari, sono un po' diversi da quelli che troviamo di solito come punto di verde. Quindi questa per me è consigliata. Diciamo che le mie preferite erano le altre, però. Poi,
Questa palette di Charlotte Tilbury, quando uscì la prima volta, la The Rebel era proprio verde pura. Poi la The Rebel è stata rifatta e oggi è diventato un oro, una palette di oro verde. Però non la scarterei, specialmente per chi tra di voi non sa se si ama truccato di verde oppure no. Quindi dice magari Giulia, il tuo trucco è un po' sbam, molto verde, non so se mi piace, vorrei provare. Allora questa secondo me è la palette giusta, perché abbiamo un oro puro. Poi abbiamo un verde con una base comunque molto oro, poi polveri molto sottili e molto suabili. Abbiamo un verde fango con micro glitter argento che lo rende freddo. E poi abbiamo il solito ombretto super shimmer di Charlotte. Quindi, come vedete, è una sorta di verde slash oro slash bronzo, molto scrivente, molto long lasting sugli occhi. Quindi insomma è super consigliata per chi non sa se ama i verdi. Poi veniamo a invece due palette che non sono prettamente di verdi, ma che hanno secondo me dei punti di interesse. Uno è una super novità di Barb Mineral, la collezione si chiama Natural Oasis, poi vedremo anche la matita di questa collezione che è da svenire. E tra l'altro guardate che bello anche il blush di questa collezione, il blush si chiama Call My Blush. Ed è la formula Gem Nude, che è una formula bellissima di Bare Mineral, ma il packaging è qualcosa di stellare. Comunque la palette sembra un'oasi in tridimensionale, è bellissima. E qua è la nuova collezione di Bare Mineral. E quando l'apriamo, come vedete, c'è un solo punto di verde molto particolare, ma un color scheme che, tolto il verde, è molto sfruttabile. Quindi, secondo me, questa palettina è da tenere in considerazione. Sappiamo che Bare Mineral, pigmenti minerali, il verde direi che è un signor verde. Poi abbiamo questo bel ruggine, poi abbiamo questo bel borgogna che è un sequins come tipo di texture. Poi abbiamo la classica transizione che va bene per tutti, una transizione un po' più chiara e un punto luce che è un burro super scrivente. Molto carina, soprattutto per chi anche qui vuole una palette da tutti i giorni e poi dice: ecco, se mai mi venisse voglia di verde, il verde ce l'ho. Ma guardate che bello l'abbinamento di questi al di là del verde, c'è proprio un trucco già fatto e finito. Poi, se uno vuole, ci butta dentro il verde. Quindi, insomma, ve la volevo segnalare perché è una novità e secondo me è interessante. Poi, prendiamo la salviettina nuova, voilà. Poi, altra palette che mi piace da impazzire, punto, tutta, è la nuova Sigma Untamed. Io non so perché nessuno, quasi nessuno in Italia parla di Sigma, perché i loro pennelli sono fantastici e le loro palette sono fantastiche. Questa, ragazzi, tra l'altro all'interno, come anche le due penultime di cui vi ho già parlato, la Corde Rosa e la Enigma, non mi ricordo come si chiamava, comunque hanno questi pennelli doppi, stessa qualità dei pennelli in gamma, fantastici. Infatti sono due punte di due pennelli in gamma, comunque ditemi se non è l'autunno in una palette. Abbiamo una zona fredda, abbiamo una zona fredda neutra, abbiamo questa zona calda, è veramente una palette molto completa. Guardate la bellezza di questi due verdi. Io non lo so cosa gli diciamo a questi due verdi. E guardate questo, che è tipo un cannella. Oh! Guardate, non so, tipo questo malva che non c'entra niente con quello di cui stiamo. Questa palette è top! Bisogna imparare a lavorare con gli ombretti di Sigma perché i matte non sono full on pigment, si stratificano, il che li rende secondo me perfetti per chi non è superabile nelle sfumature. E gli shimmer sono da quasi translucent a super pop se mettete un primer o se li bagnate. Quindi è una palette che permette anche il layering, permette di utilizzarla per trucchi più pop o trucchi anche più portabili. Veramente una bella formula. Poi andiamo a mono, matite, eccetera, eccetera. Allora, ovviamente, vabbè, con questo ombretto vi ho fatto una testa tanta. Fa parte dei nuovi Dazzle Shadow Extreme di MAC nel colore Joy the Glitz. Quando me l'avete visto su Instagram siete impazzite. Ogni volta che lo indosso mi chiedete cos'è. Per me rimane l'ombretto verde del secolo. È un verde quasi acido, spettacolare, super foil. Ma ve ne ho già parlato. L'ho messo anche nei top del mese scorso. Adoro. Poi, come non citare Clorofilla della collezione Falling Leaves di Peterak? Questo è un ombretto, insomma, bellissimo, veramente bellissimo. Anche qui abbiamo un ombretto verde acido, vedete? È molto simile a quello di MAC in realtà, con un costo che è tipo meno della metà. Top, clorofilla, questo l'ho fatto io. Poi andiamo da Nabla, dei suoi ombretti, quelli Velvet Matte, il colore è Radical con la K, e anche questo bellissimo, secondo me. Bellissimo, è un verde molto setoso, molto suabile.
Adesso si è sciolto un po' umido dalla salviettina, non sembra omogeneo, ma è un ombretto molto omogeneo, bellissimo colore. E veniamo invece agli ombretti, quelli che, cioè, fanno il trucco da soli. Il famoso ombretto che tu dici, sbam, ok? Numero 1. Di questa formula ve ne ho già parlato, sono i Block Party di Dose of Color, ne ho comprati tantissimi, ve ne parlo sempre, ve ne ho parlato tantissime volte, questo è il colore Jackpot. Sono ombretti da mettere col dito, tipo pigmenti pressati super ruvidi al tatto, ma in realtà perché sono pieni di glitter e di riflessi. Ok, sì, va bene, ve lo mostro, sbam! C'è Anchor di questa linea che è il mio colore preferito, ma guardate questo. Se poi lo mettete su un matitone, addio, addio a tutti i saluti, guardate la bellezza. Base nera con multireflex verde acido. Ok. Sì, poi, sia te, anche di questi, quante volte vi ho parlato di questi ombretti? Sono i Marble Metal, io questi li ho comprati tutti. Questo ombretto, occhio ai deboli di cuore, perché adesso ve lo mostro, io ve lo dico, Il colore questo si chiama Twisted, e così bene, siete pronti? Ok, oh, questo io lo adoro, mio Dio, guardate qui! Ok, cioè, sono una roba con gli ombretti qua. Tutta questa linea di Sia Te è spettacolare, ma questo ombretto per gli amanti dei verdi, cioè, mettete lui, ciaone, trucco fatto. Dopo devo recuperare il tappino. Cameraman help! Metti la dentrina qui, blip, puliscilo però, un po' di pulitina. Poi, ombretti in crema. Allora, numero 1. Questo l'ho comprato, l'avevo usato tanto ma poi si era seccato, l'ho ricomprato per questo video ed è di Stila della linea Shimmer and Glow e il colore è La Douce. Siete pronti? Puliamo la mano e diamogli lo... Comunque, diamogli lo spazio perché questo ombretto... Tra l'altro, formula di Stila, super long lasting, non va nelle pieghe, non spezzetta, non si stropi, fa niente, sta lì. Pronti? Sì, signorina La Douce, sì. Ok! È il verde oliva più bello metallico e stupendo che ci sia. Top! Come? Vi straconsiglio questo qua che ho adesso sugli occhi, messo sopra degli ombretti in polvere, un po' lavorato, della linea dei Chromium di Natasha Denona, il colore Scarab. Io ci ho messo un po' a capirli questi, perché c'è una leggera distonia tra colore e colore, a volte metto due strati e non bisogna muoverli troppo, ma poi si asciugano, stanno lì e sono top. Questo è il colore appunto Scarab, è quello che ho messo al centro dell'occhio. Sono colori super duochrome, in base poi a come li colpisce la luce, vedete un colore o un altro. Il mio preferito appunto della linea è Scarab e Infra Nude. Matitoni di Make Up For Ever, gli Smoky Shadow, ve ne ho già parlato, erano nei top del mese scorso, anche questo, il colore Jungle. Questo qua per fare uno smoky veloce o come base per gli ombretti che vi ho mostrato, adios. Adios. E anche di questo ve ne ho già parlato, la bomba, fa parte degli Ultra Matte Gel Liner di Melt Cosmetics, il colore è Wallflower, io questo lo uso anche come ombretto in crema. È un punto di verde speciale, è molto cremoso, molto facile da applicare, guardate che bello, guardate che meraviglia, anche come eyeliner, su per dire un trucco nocciola, è questo, è un doppio wow, credetemi un doppio wow. Poi, scoperti da me di recente, infatti ho comprato già tre colori, sono di Denisa Merricks, Merricks si dice, sì? E sono comunque i Color Fix Matte Liquid Pigment e si possono utilizzare per labbra, guance, occhi, dappertutto. Questo è il colore Olive Hue. Quelli metallici sono bellissimi comunque, ma dovete vedere questo colore. Anche questo per uno smoky o come eyeliner, yes, yes, yes. Guardate che è un colore tipo oliva fango. Non è tipo super full on pigment e cremoso come questo, sono più stratificabili, più liquidi, ma sono molto interessanti, eh? Molto, 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 veramente. Mi è piaciuto molto. Poi,
un nuovo colore l'ho scoperto per caso, è l'eyeliner che ho su oggi, ma crea soltanto un gioco di luci con un trucco tutto verde. Kiko ha fatto, sapete che ci sono da sempre, i Super Color Waterproof Eyeliner. Hanno fatto un nuovo colore che si chiama Jungle Green, una cosa di questo tipo. Perché non c'è scritto qui? Comunque è il numero 116, mi sembra che si chiami Jungle Green. La bellezza di questo, perché mi piace molto anche il pennellino. Ma guardate il colore, lo metto qua. È bellissimo! È tipo un verde oliva in base fango con glitter oro e verde. Guardate la bellezza. Non costa niente ed è splendido, splendido, splendido. Super consigliato questo qua di Kiko. È qui. Ah, tanto avete visto che ho fatto anche lo smalto in tema. Anche gli orecchini, tutto in tema verde oggi. Comunque, poi il mascara che ho su oggi è questo qui di Fenty, è uscito in due colori mini, questo qua è il colore, il Full Frontal Ivy League ed è un verde, stessa formula del classico, è un bel punto di verde ma è più un verde tipo salvia che un verde oliva, probabilmente non lo dovevo mettere oggi perché ci stava meglio un nero che dava più definizione allo sguardo, però era per fare tutto verde, comunque mi piace anche perché è un verde più portabile del verde acido per dire. Andiamo alle matite occhi. Dunque, ve l'ho citata prima, nuova collezione di Bare Mineral, questa matita è una bomba, il colore si chiama Agave, o Agave, boh. Comunque, puliamo la mano, va, facciamo spazio a nuove meraviglie. Tanto questi qua in crema sono straresistenti, toglierli è sempre una noia, che è una buona cosa, nel senso che così poi durano. Vabbè, intanto lo mettiamo di qua. Allora, Agave, o Agave, lo capiremo. Adesso con la mano bagnata non scrive benissimo, comunque. Sbam! Ma la bellezza di questo punto di verde? Bellissimo. Poi queste matite di Bare Mineral sono long wearing e sono d'accordo, nel senso che durano abbastanza. Poi, super low cost, super bella, Scandalize 24 ore di Rimmel London nel colore green. Ve la mostro, super carina, super cremosa, un metallico non troppo metallico, ma un bel punto colore. Bella anche da mettere come eyeliner. Poi, bellissima, il duo, la matita duo di Charlotte Tilbury nelle tonalità dei verdi. Questa qua, la parte green metallica, è bellissima. E poi c'è invece la parte matte che è tipo un ottanio, molto bello, ma non è il mio punto di verde preferito, però sta molto molto bene, molto bene. Bellissimi questi due di Charlotte. Poi, di questa vi ho già parlato mille volte, fa parte delle Carbon Matte di Maybelline e il colore è Jade Olive, questa è una delle mie preferite. Guardate la bellezza, la pienezza, guardate quanto è matte e quanto è scrivente. Bellissima questa qua di Maybelline. Purtroppo questa linea non c'è nei negozi in Italia, si trova solo online. Ovviamente tutte le cose citate sono qua giù in info box. Questa qua della linea make-up di Beauty Bay che si chiama Antique, fa parte della nuova collezione, secondo me è un colore bellissimo. È praticamente la versione in matita dell'eyeliner che vi ho mostrato di Kiko, guardate che bello. È tipo un verde fango con micro glitter oro e verde. Bellissima. Le matite di Linda Alberg, che sono una garanzia. Il colore è Vega Flash. Cremose, scriventissime, doppio wow. Molto simile a queste precedenti. Però grande formula. Queste qua di Linda Alberg si usano anche proprio come ombretto in crema. E l'ultima fa parte della nuova collezione di Urban Decay, la Stone Vibe. Nel colore Ike Vibes, ve la mostro, ve la metto qua di fianco. Comunque bella metallica, bella scura, bella intensa, praticamente un dupe più metallico di quella di Lindalberg. Però direi che sono delle gran matite e dei gran prodotti. Menzione d'onore a un prodotto che non è proprio verde, ma ha quel non so che di verde, fa parte della linea dei famosi ombretti di patate di Amazon e il colore è il numero 09. Può sembrare verde in panna, ma in realtà è come un oro verde, dipende da dove lo colpisce la luce. Sapete che questi ombretti mi fanno impazzire, ve l'ho già detto un milione di volte. Questo colore è l'ultimo che ho comprato, ma guardate qua cosa non è. Se poi lo mettete su un matitone verde, la componente verde viene ancora più fuori. Mentre vi volevo sconsigliare, in realtà, purtroppo, la nuova palette di Fenty, quella sapete che è uscita in Wine, che ho comprato, che... Oh! Giulia, ce la puoi fare magari? Questa cosa del clip clap tutto attaccato mi affascina.
Eccola, la Wine è carina e poi invece è uscita questa qua che è la Money qualcosa. Sembra bella, ma in realtà i colori verdi, specialmente gli shimmer, scrivono veramente poco. Cioè per farli scrivere proprio devo essere insistente. Vedete come sono più fiappi rispetto agli altri che abbiamo già visto? Ecco, i due matte sono carini, l'oro è carino, però nel complesso preferisco quelle che vi ho mostrato prima. Bene, queste tutto, tutte le meraviglie verdi che ho trovato. Ammetto che sono molto fiera di quello che ho trovato perché veramente sono prodotti eccezionali, tutti molto performanti. Quindi, insomma, si tratta proprio di scegliere il punto di verde e la texture che preferite. Io spero di cuore che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciatemi il pollice in su e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Il mio sogno è un giorno arrivare a 100.000, chi lo sa. Un bacione!